Un altro mese di questo 2023 è andato agli archivi e quindi ancora una volta facciamo un recap di quello che la nostra community ha visto maggiormente e gradito anche dello scorso mese. Lo facciamo con questo format, il meglio del mese, uno dei format che in qualche modo sono stati cardine del nostro canale YouTube già dal principio e che abbiamo riportato in auge in questo 2023, chiedendo periodicamente anche alla nostra community tramite dei sondaggi nel nostro gruppo Telegram, appunto, le proprie opinioni, quello che è piaciuto di più. Ma ancora una volta benvenuti o bentornati su Wrestling Unico Amore, con voi come sempre il vostro Draco a farvi da conduttore, come voce principale delle nostre narrazioni, e appunto nel nostro gruppo Telegram al quale potete accedere dal link che trovate qui sotto in descrizione. Ecco, lì periodicamente ogni mese discutiamo, votiamo e diamo le nostre opinioni riguardo quello che ci è piaciuto maggiormente per quanto riguarda il periodo trascorso. Certo, siamo già ormai verso la metà di ottobre, però di solito le nostre votazioni sono sempre molto dibattute, quindi poi a me automaticamente serve un po' di tempo per mettere insieme tutto ed essere qui su YouTube a parlarvene. E il mese di settembre, diciamo, è stato fiacco da alcuni punti di vista. Magari per alcune categorie ci sono state poche nomination, dato che le possiamo dare sia noi dello staff, ma anche voi che appunto ci seguite. Magari per alcune categorie poche nomination, però su altre, come sempre, abbiamo dibattuto e lottato non poco. Intanto vi ricordo che sempre dai link qui sotto in descrizione ci potete raggiungere anche sugli altri social dove siamo presenti, e se volete dare una mano già a questo contenuto a diffondersi a quante più persone possibile, allora un like, così come le vostre opinioni qui nei commenti, sono fondamentali per far crescere la nostra attività, per chiacchierare poi anche qui sul canale. Entrando però nel dettaglio di quello che è stato settembre 2023 e quello che la nostra community ha gradito maggiormente, beh, nei ticker rotanti qui sotto potrete vedere qualcosa per la durata del video di alcune delle categorie, diciamo tra virgolette, minori. Però ecco, parlando di momenti e situazioni importanti nel mese di settembre, Bryan Danielson che sfida Zack Sabre Jr. nel 13° episodio di Collision è stato un momento che ha generato stupore, ha generato clamore e ci ha dato finalmente quel dream match che tanto si aspettava, che si è svolto poi a Wrestle Dream, pay per view dell'AEW in memoria di Antonio Inoki. Di quello magari parleremo nel meglio del mese di ottobre, chissà se veramente poi verrà votato come il miglior pay per view del mese di ottobre. Ancora il mese non è trascorso, ci sono diversi eventi, quindi magari di Wrestle Dream ne parleremo più avanti. Però il promo di Bryan Danielson a Collision appunto ha regalato l'ufficialità poi automatica del primo match, dato che comunque sia era una sfida alla quale in qualche modo la risposta poi era abbastanza facile. Zack, dopo che il match a Forbidden Door fra loro due è saltato lo scorso anno, diciamo che si è lasciato andare a diversi commenti, a diverse, diciamo, provocazioni pungenti nei confronti dell'American Dragon, quindi era un guanto di sfida che ovviamente sarebbe stato raccolto dall'inglese della New Japan, e parleremo magari in un altro momento di come è andato quel match, se magari effettivamente ha generato, ha soddisfatto quelle aspettative, quel fuoco che c'era in vista di Wrestle Dream. Per quanto riguarda la categoria arbitrale, c'è un debutto per il mese di settembre. Infatti, Scarlett Donovan, arbitro donna che solitamente appare negli show della GCW, è stata quella più votata. Ha battuto una concorrenza agguerrita, rappresentata anche da persone della All Elite Wrestling, del personale arbitrale della WWE, una presenza femminile anche da Impact Wrestling. Però a quanto pare c'è attenzione sempre crescente nei confronti di quello che accade nella scena indie americana. Scarlett era una mia nomination, devo essere onesto, non me l'aspettavo.
così supportata, ma ne sono felice perché oltre al fatto di essere un arbitro molto bravo, si cimenta anche comunque in esperienze arbitrali extreme. È stata presente anche in match ultra violent di Rina Yamashita, nello specifico alcune delle sue ultime difese sono state davvero molto cruente, e comunque sia una donna che riesce a gestire bene tutto, il togliere magari oggetti, frammenti di oggetti appuntiti, il tenere comunque d'occhio la salute delle superstar coinvolte anche in match estremi, è comunque sia una cosa importante, un'esperienza importante, e devo dire sono rimasto colpito dalla scioltezza nell'essere presente bene attivamente in determinate situazioni in cui è difficile magari vedere appunto una donna. Quindi bravi ragazzi, decisamente, e occhio a questo punto anche poi per i mesi successivi, vedremo se appunto questa nuova zebra che ha debuttato nel nostro format continuerà a essere fra le preferite della nostra community. Se ci sono arbitri, comunque staffer che diciamo apprezzate particolarmente per il loro lavoro, beh, allora anche qui ci potete dare le vostre opinioni qui sotto nei commenti, o magari portare anche voi delle candidature per i prossimi appuntamenti di questo format. Intanto, mentre sotto cambia il ticker rotante dove trovate i migliori promo di questo mese, dei promo davvero di fuoco che ci sono stati in diverse puntate, non solo della All Elite Wrestling, anche in WWE, per esempio una delle mie candidature era il segmento fra Carmelo Hayes e Ilya Dragunov della puntata di NXT prima di No Mercy, è stato battuto dai promo al vetriolo che ci sono stati fra MJF e i suoi sfidanti nel mese di settembre, ma intanto troviamo una doppia presenza anche per quanto riguarda i pay per view del mese. Doppia presenza perché abbiamo All Out 2023, così come anche la giornata finale del Five Star Grand Prix del 2023. All Elite Wrestling e Stardom, diciamo, hanno bombardato i fan del wrestling con diversi eventi in pay-per-view. All Out magari partiva con, diciamo, delle basse aspettative, visto che era una settimana dopo All In, però a mio avviso è stato davvero un ottimo evento, forse un po' più di Ring of Honor di quanto ce ne si aspetti per uno show della All Elite, proprio effettivamente brandizzato All Elite, però diciamo comunque va bene così. In un certo senso era meglio così che non preparare delle difese titolate in fretta e furia subito dopo All In. Tra l'altro poi il rientro in scena di Bryan Danielson è stato sicuramente qualcosa che ha tenuto l'attenzione puntata sull'evento per quanto riguarda il wrestling, e non invece per quanto riguarda l'uscita molto fresca di CM Punk dalla All Elite. Quindi comunque sia c'erano diversi elementi che davvero hanno tenuto i fan molto attenti anche ad All Out. A quanto pare dai primi dati emersi dopo il pay per view c'è stato un basso numero degli acquisti per quanto riguarda il periodo prima dell'evento, però in qualche modo secondo le aspettative si prevedeva anche un certo numero di acquisti dopo lo svolgimento dello show, che davvero è stato bello. Anche poi il main event fra Jon Moxley e Orange Cassidy, decisamente qualcosa di godibile da ricordare, così come un altro match in particolare, ma di questo ne parliamo successivamente. Dall'altro lato invece, dal Giappone, la Stardom letteralmente più di 2 mesi di torneo, qualcosa di titanico, di incredibile, il Five Star Grand Prix da un punto di vista di wrestling, ma anche da un punto di vista di calendario, perché il torneo ha dovuto litigare anche con diversi pay per view della Stardom nell'ottenere spazio. Però la giornata finale comunque sì è stata molto godibile, magari alcuni match un po' scontati nell'esito, per esempio era ovvio che Azuki fermasse Natsuko Tora, che comunque aveva poco dopo il Five Star un match titolato contro Tam Nakano, quindi
era un po' assurdo pensare anche solo a un suo approdo in finale, mentre invece Ami Sorei ferma in modo un po' rocambolesco la corsa di Shuri nel blocco delle Red Stars. Tutto questo permette a Sudo Suzuki di arrivare in finale, dove affronta una Maika supportatissima davvero in modo incredibile dal pubblico della Stardom. Però appunto anche di quel match, del finale del Five Star, ne riparleremo più avanti in questa narrazione. Di sicuro comunque nel complesso la giornata finale è stata molto godibile, forse anche più di altre giornate dove erano presenti tanti match scoppiettanti, però per la grande presenza di tag team match magari alcuni non hanno avuto esattamente il minutaggio che meritavano. Entriamo invece in ambito tag team, nello specifico ambito trios, dove in questo mese è un altro mese dove abbiamo avuto poche candidature, ma a trionfare comunque sui loro colleghi giapponesi sono stati gli Strong Style. Minoru Suzuki, El Desperado e Ren Narita sono tornati in azione come trios nel corso del tour di NJPW Destruction. Si sono cimentati in una Best of Seven Series contro il trio composto da Yuji Nagata, Shoto Umino e Master Wato, delle battaglie davvero molto belle, molto godibili. Vi consiglio di recuperare soprattutto le prime due, davvero qualcosa di molto bello da vedere anche con prospettiva futura, perché sì, ci sono Minoru Suzuki e Yuji Nagata che non sono esattamente, diciamo, dei giovincelli, però comunque ci sono anche Shota Umino e Ren Narita, che davvero in chiave futura questi sono dei primi scontri, quasi delle prime scaramucce per mettersi alla prova, e sicuramente comunque la loro chimica, che sta crescendo sempre di più, sarà molto importante poi per le battaglie che verranno negli anni a venire in NJPW. E poi El Desperado e Master Wato comunque non si sono trovati magari quest'anno nello stesso blocco del Best of Super Junior, però con questa serie di 7 match hanno sviluppato comunque una buona chimica, che in questo caso in ottica Tag League, Junior Tag League, che partirà il 21 ottobre, potrebbe essere importante. La nostra community ha preferito il trio degli Strong Style, che sono quelli, diciamo, magari un po' più particolari, più caratterizzati come trios in questo momento in NJPW, nonostante non siano più campioni never openweight. Però anche lì magari prima o poi, mai dire mai, una rivincita contro gli attuali campioni sarebbe qualcosa di interessante, ma questo è tutto pane per il futuro. Preferenza anche per il duo composto da Mao e Yuki Ueno dei 37 Kamina, questa stable della DDT che sta vivendo un periodo un po' turbolento nel corso di quest'annata. Nello specifico Mao e Ueno stanno affrontando più volte il loro ex compagno, sostanzialmente con Osuke Takeshita, che diciamo con il suo passaggio al lato oscuro si sta comportando diversamente anche nelle sue apparizioni in DDT. Purtroppo non sono riusciti a vincere gli scontri singoli con Takeshita, però in coppia Mao e Yuki Ueno fanno vedere che i Kamina ci sono ancora, tengono alta la bandiera della DDT, e quindi Takeshita e il suo partner occasionale in Giappone Daisuke Sasaki non hanno ottenuto le luci della vittoria nello scontro che c'è stato nel mese di settembre. I Kamina a mio avviso rimangono ancora la la quota sicura di buon wrestling per quanto riguarda la competizione di coppia della DDT, che è molto buona in questo periodo in ambito trios. Ci sono comunque dei buonissimi abbinamenti. La Eruption per me continua a essere uno dei team migliori attualmente presenti in DDT, e che purtroppo con il ritiro di Saki Akai si scioglierà in teoria. Però ecco, nella divisione di coppia ci sono tante cose che andrebbero magari un po' riviste, un occhio in più dato alla competizione 2 contro 2, dove appunto però Mao e Yuki Ueno hanno regalato davvero un grandissimo match.
Per quanto riguarda invece ambito di competizione singola, lottatrice del mese ritroviamo Maika della Stardom, accompagnata questa volta da Natsupoi. L'ultima volta che aveva trionfato nel nostro format, Maika era in compagnia di Giulia, anche lei di Donna del Mondo. Questa volta invece una rappresentante di DDM e una delle neo campionesse di coppia della Stardom, Natsupoi, che a mio avviso ha avuto un'estate fantastica e comunque anche l'inizio dell'autunno non è stato male per lei. Mi dispiace tantissimo per l'infortunio che la terrà lontana dalle scene, diciamo nel corso dei prossimi mesi, si presume, dato che un'ernia cervicale comunque non è cosa da poco. Però davvero Natsupoi ha fatto delle prestazioni incredibili nel Five Star e spero che di questa cosa la Stardom ne tenga conto, visto anche il grande supporto del pubblico nei suoi confronti, così che magari poi quando potrà tornare in azione magari lo farà al meglio, già diciamo, non dico per match titolari, è sempre magari meglio ripartire per gradi, però comunque sia magari qualche storia con qualche altro nome di primo piano della Stardom non sarebbe male, a vedere appunto se poi continuerà anche il suo percorso in coppia con Saoriano, con cui in questo momento detiene le cinture di coppia della Stardom. Non è mai capitato finora, da che io sto seguendo la Stardom, che un titolo venga reso vacante per un infortunio, però appunto staremo a vedere quando Natsupoi riuscirà a tornare in azione. Volti noti per la competizione singola maschile: Will Ospreay, anche lui certezza nel mese di settembre per quanto riguarda Buon Wrestling, quarta volta che trionfa comunque nella categoria come miglior lottatore del mese, seguito da Bryan Danielson, per lui terza volta. Era da un po' adesso che non capitava, diciamo, fra le preferenze più votate per quanto riguarda questa categoria, ma entrambi sicuramente hanno avuto un ottimo mese. Will Ospreay con la sua apparizione in Noah contro Naomichi Marufuji per i 25 anni di Marufuji, ha fatto vedere comunque sia come anche contro un grande veterano, un grande esperto del puro reso come Marufuji, riesce comunque a fare bene, ma comunque sia c'erano già tanti match contro altri veterani del puro reso a darne dimostrazione, ma qualcosa in più non fa male. Tra l'altro una bellissima atmosfera, un Ospreay che era quasi in modalità bambino, che finalmente riesce a realizzare il suo sogno di essere nel ring con il proprio idolo, era palesemente emozionato. Però comunque davvero il match è stato molto buono, così come molto buono è stato il rientro in azione di Bryan Danielson, come già detto, ad All Out, dove diciamo è un altro match dove ho rivalutato gli strap match, il suo scontro con Ricky Starks, davvero molto bello, molto agguerrito, proprio qualcosa di incredibile. Tra l'altro Brian rientrava da un infortunio, è stato veramente d'impatto vederlo dare letteralmente il 100% nel primo scontro con Ricky Starks, ma anche in quello successivo che c'è stato durante una puntata di Collision. Non c'è stata effettivamente la sconfitta di Ricky Starks, diciamo per sua volontà, quindi con un pin o con una sottomissione, quindi a maggior ragione il lavoro che Bryan Danielson ha fatto con lui è degno di nota, dato che comunque non ha tolto effettivamente qualcosa, luci ulteriori da Ricky Starks, anzi in qualche modo ha proiettato lui e Big Bill comunque verso nuove faide, verso nuove rivalità, che gli hanno anche permesso i due di vincere i titoli di coppia dell'AEW. Quindi un ottimo lavoro ancora una volta appunto di Danielson, che anche nei suoi confronti con giovani membri del roster della All Elite Wrestling riesce a prendersi le luci senza toglierne eccessivamente ai suoi avversari, vera dimostrazione appunto della validità di un veterano come lui. Ultima categoria anche per questo appuntamento, i match preferiti per questo mese, quello di Kenny Omega e Konosuke Takeshita si prende il primo posto, svoltosi a All Out 2023, è stata una battaglia incredibile di cui sono davvero contento, non solo per lo svolgimento, diciamo sempre a tenere un po' i due
quasi sullo stesso piano, ma anche poi per l'esito, perché Takeshita vince, batte un Omega che è ancora un Omega competitivo, non è un Omega effettivamente in fase calante anche dal punto di vista delle performance. Quindi Takeshita si prende una vittoria su un Omega che è ancora in ottima forma, decisamente una vittoria importante che serviva a Takeshita, dato che le altre precedenti erano magari in match di coppia, no? Come quella avvenuta ad All In, serviva finalmente la vittoria grande, importante nella competizione singola, ed è arrivata contro un Kenny Omega, come già detto, non solo in forma ma che anche ricordava, dava un po' dei cenni di quello che era il suo passato, il suo vecchio percorso in DDT, già solo indossando un attire che ricordava le sue apparizioni nella DDT Pro Wrestling. Quindi un Omega che in qualche modo la giocava da un punto di vista non solo fisico ma anche psicologico contro Takeshita, che come già detto arriva alla vittoria e con mia ulteriore gioia in modo pulito, quindi senza magari l'intervento di Don Callis, che c'è stato ma non è stato decisivo ai fini dell'esito dell'incontro. Quindi davvero una, secondo me, buona riuscita sotto tutti i punti di vista di questo scontro fra il cleaner e colui che è stato ribattezzato da Don Callis di Alpha of All Elite Wrestling. Altro match fra le preferenze della nostra community, preferenze più votate, che ha dovuto vincere però allo spareggio, quello di Maika contro Suzu Suzuki nella finale del 5 Star Grand Prix. Ora, match bellissimo, sicuramente molto combattuto, dove però secondo me il grande problema è il fatto che Suzu non è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico alla pari di Maika. Maika che persino nel finale, quando l'arbitro ha commesso un errore clamoroso, passerà alla storia probabilmente come il conto di 4 del 5 Star. Maika anche nei momenti in cui il match sembrava chiuso è rimasta comunque molto molto supportata dal pubblico della Stardom, che si è un po' zittito poi nel finale, magari nella premiazione non è stato altrettanto caloroso come nei confronti di Maika, però comunque al di là di questo il match è stato davvero molto bello, una bella finale. Ci sono arrivate magari in un modo diverso, proprio anche a livello di sforzo fisico, dato che Maika aveva battuto Mirai nella giornata finale del 5 Star, Suzu Suzuki invece era in una Battle Royale nel pre-show, quindi non sono arrivate esattamente con gli stessi sforzi fatti poi al confronto finale, però comunque sia entrambe hanno regalato davvero una bella battaglia, e staremo a vedere adesso cosa accadrà in futuro, perché Suzu sembra essere proiettata verso un match contro Tam Nakano prima dello show di fine anno, però il match per gli Artist ha fratturato un po' quelle che erano le dinamiche fra Maika e Suzu, che sembravano portare verso un'unione, la creazione di qualcosa di più grande, ma appunto tutto questo lo vedremo nei mesi successivi, che cosa accadrà nel mondo della Stardom. Intanto ancora una volta vi ricordo che se ci volete dare una mano ci potete aiutare anche con like e commenti a questo contenuto, dicendoci cosa avete visto nel mese di settembre, cosa vi è piaciuto di più, anche se magari qualcosa non vi è piaciuto, e come sempre io vi do l'appuntamento a un prossimo video qui su Wrestling Unico Amore.